Buongiorno ragazzi, anzi ormai direi buonasera. Sto andando dal mio amico videomaker, wow che sole! Dal mio amico videomaker Alessandro. Devo portargli delle foto che ho fatto per lui. Ma non è di questo che voglio parlarvi. Oggi facciamo due chiacchiere sulla organizzazione e produttività. Sarà la primavera, sarà il cambio della stagione, ma io in questi giorni sono sempre stanco. Sarà anche per i ritmi allucinanti che sto mantenendo da un po', ma faccio davvero fatica e dopo aver incontrato Patrizia ho iniziato a lavorare a, diciamo, alla bozza dello shooting che mi ha chiesto di fare per un'azienda. E questo mi succede solo quando sono veramente stanco. Sono a corto di creatività, ho delle idee ma sono confuse. Non so se a voi capita mai, ma a me ogni tanto capita. Ci sono giornate in cui è come se le idee rimanessero in fondo alla testa, no? Senti che ci sono ma non riesci a pescarle. Ecco, quel giorno, oggi è uno di quei giorni. Allora sapete cosa ho deciso di fare? Di uscire. Sì, non ne potevo più di stare al computer. Post produzione, montaggio video, fotografie, matrimoni, Photoshop, Lightroom, basta, c'ho la testa e il cervello in pappa. E allora andiamo da Alessandro, così spezzo il ritmo, poi passo sul mare, facciamo un bel time lapse del tramonto che promette essere molto bello oggi. Bellissima giornata di sole estiva, caldissimo. In macchina parlavamo di produttività e allora vi voglio far vedere com'è la mia giornata tipo. Non tutte sono uguali, ma diciamo il ritmo è questo. La mia giornata è come una gara, ha sempre un inizio e un traguardo, una partenza e un arrivo. E quindi mettiamo l'inizio e fissiamo anche arrivo. Ogni giorno c'è un inizio e c'è un arrivo. E arrivare dall'inizio al traguardo è sempre una corsa. Che dirvi? La produttività non è tutto. Sentirsi soddisfatto alla fine della giornata dipende da tantissime cose e soprattutto cambia da persona a persona. Per me è importante lavorare perché mi dà molta soddisfazione, ma è anche importante stare con la famiglia, ma non solo, è anche importante la mia vita spirituale, riuscire a nutrire il mio spirito, non solo nelle cose che faccio, quindi il mio fisico, ma anche la mia parte spirituale.
Mi piace uscire, mi piace andare al mare, mi piace bere un aperitivo come ho fatto oggi, mi piace stare con mia moglie, mi piace stare con gli amici. Tutte queste cose messe insieme mi rendono produttivo. Ma se c'è una cosa che, come vi dicevo in macchina, limita la mia produttività è la stanchezza. Non la stanchezza fisica, ma la stanchezza mentale. Quando sono stanco nella testa faccio veramente fatica a fare qualsiasi cosa. Ed è lì che il sonno chiede il conto. Se non dormi sufficientemente, la mia testa, non so per quanto riguarda te, per quanto riguarda me, se non dormo a sufficienza, la mia testa non funziona. E quando la mia testa non funziona, la mia giornata non funziona. E quando la mia giornata non funziona, io non mi sento bene. E allora il mio consiglio è riposa a sufficienza, fai esercizio fisico se puoi, lavora più che puoi, se è quello che ti piace fare, se il tuo lavoro è quello che ti piace fare, stai con la famiglia, non trascurarlo e nutri il tuo spirito. Se non nutri il tuo spirito, il tuo fisico a un certo punto si stancherà, gli mancherà qualcosa. Come si nutre lo spirito? Beh, dipende. Per me c'è Dio, per voi magari c'è altro. Torno a fare qualcosa che forse è meglio. Ok? Ci vediamo al prossimo video.